capisco due cose velocemente e poi finisco. Io temo solo una cosa per questa vicenda qui, molto semplice, che come tutte le cose che vengono fatte in questo paese, si rischia di far arrivare uno dall'esterno con le trombe, spendiamo un sacco di quattrini e tra poco tempo non avremo né la centrale del latte né i produttori del latte. Il marchio CE, ragazzi, non ci vuole niente, l'investimento è limitato, abbiamo una produzione che fa ridere, i macchinari se si voleva si potevano essere sparti, noi abbiamo un mattatoio pubblico che è marchiato CE, l'abbiamo ristrutturato da, non voglio esagerare, ma da 8-9 anni. Guardate se il governo si è impegnato per fare il marchio CE, mattiamo 4 bestie al giorno, dobbiamo chiudere il mattatoio. Allora ve lo dico, poi dopo le mucche le andate a ammazzare a San Patrignano. Se guardiamo queste cose qui, il mattatoio, è marchiato CE nel senso che ha tutta la nostra CE, io non sono sicuro perché è il mio mestiere. E non si fa, non si sfrutta questa cosa qui, non si fanno tutte le tutte certificazioni per poter far venire a mattare gli animali da fuori. Quindi, ragazzi, è una presa in giro. Io mi sono staccato di questo paese che quando si deve venire a far bere alla gente un progetto che le finalità potrebbero essere anche nobili, ma lo gestite male, io ci metto tutti i dubbi nel caso. Un'ultima cosa la voglio dire agli allevatori e agli agricoltori che sono qui presenti. Anche voi, ve l'abbiamo detto nel 2006, noi non capiamo niente del mestiere. Ma dovete uscire dalla filosofia che lo Stato vi fa la mamma, vi dà i contributi a fondo perduto, perché non ci sono più. Noi gliel'abbiamo detto, Bonifazi è lì testimone, lo può confermare. Fate una cooperativa. Lo Stato ve la dà in gestione, gli allevatori, gli agricoltori, i dipendenti. E si può fare, perché si può fare, perché gli si dice dipendenti, ragazzi. Voi dobbiamo ci vedete il vostro, non ci sono più soldi da mandare avanti, perché fra un po' arriverà per tutti. Se la devono prendere la responsabilità, con poco si ristruttura quell'edificio lì che non è vero che cade perché la volontà sta su, basta, non voleva fare cadere. Quindi ci vuole la volontà politica di fare le cose molto bene, le soluzioni sono, vi ringrazio, scusate.